Buongiorno a tutti e ben ritrovati da DonLuca95 in un altro video recensione di War Thunder. Era da un bel po' che non facevo dei video su degli aerei giapponesi e quindi partiamo subito col Nakajima J1N1 caccia pesante giapponese. Il J1N1 era equipaggiato con due motori radiali Nakajima Sakae che gli davano una velocità massima intorno ai 528 km/h, veramente una buona velocità. Aveva tre membri d'equipaggio, il mitragliere difensivo, il pilota e l'osservatore. Era armato con un cannone frontale sul naso da 20 mm per un totale di 60 proiettili e due mitragliatrici frontali da 7,7 mm con un totale di 1200 proiettili. Una qualità molto buona del J1N1 è il suo armamento difensivo, 4 mitragliatrici da 7,7 mm, 4 mitragliatrici per un caccia pesante, è veramente un armamento difensivo impressionante. Neanche il BF-110 tedesco può avere un armamento difensivo così alto. Avete solo 60 proiettili di cannone da 20 mm, quindi cercare di utilizzarli al meglio è sicuramente l'opzione migliore, cercare di utilizzarli quando siete sicuri di colpire l'avversario per non sprecarli. Vediamo il Nakajima J1N1 in una battaglia realistica a Port Moresby contro gli alleati. Vediamo che cosa riusciamo a fare, dato che stiamo volando il velivolo in stock, dato che non l'ho mai utilizzato prima, quindi questa è la mia prima battaglia. Vediamo un F2A che sta puntando contro la nostra base e si schianta al suolo. Peccato. Poteva essere la nostra prima kill, ma vediamo un P26 sparapiselli che ci vuole dare un frontale. Apriamo il fuoco con i nostri cannoni da 20 mm, lo prendiamo e gli spezziamo un'ala, mandandolo a fare un bagnetto nel mare. Vediamo subito un Gladiator che è ingaggiato con un A5 M4, caccia leggero giapponese, vediamo se riusciamo ad attaccarlo. Abbiamo ancora 31 proiettili da 20 mm, quindi vediamo se riusciamo a colpire l'avversario e danneggiarlo gravemente. Sta cercando di effettuare una virata per sfuggire al caccia leggero giapponese, qui riusciamo a colpirlo con un paio di colpi di cannone da 20 mm, ma non riusciamo ad abbatterlo per il momento. Vediamo se riusciamo a metterci a sue ore 6, lui tenta una virata a sinistra, noi non riusciamo a seguirlo, ma gli mettiamo a segno qualche colpo. Non è molto furbo perché vuole mettersi a nostre ore 6, quindi prendiamo in manuale il mitragliere e con un paio di raffiche gli spezziamo un'ala, abbattendo così il nostro secondo giocatore avversario. Come avete visto, un armamento difensivo veramente alto, capace di spezzare e distruggere velivoli leggeri in una manciata di secondi. È sicuramente molto più veloce e agile del BF-110, soprattutto il tasso di virata sembra molto, molto più veloce, quindi è abbastanza agile per essere un bimotore. Tutto sommato ha un buon potere offensivo, solo 60 colpi di cannone da 20 mm, ma per essere in era 1 i cannoni da 20 mm spaccano veramente i culi. E poi avete queste due mitragliatrici da 7,7 mm con un totale di 1200 proiettili che vi serviranno come, diciamo, attacco quando avete finito i cannoni. Non saranno così efficaci, ma se perdurate il fuoco contro i vostri avversari, anche se sono 7,7 mm, comunque dopo poco vi farete del male. Cerchiamo di prendercela con delle unità terrestri avversarie, queste artiglierie, cerchiamo di distruggerne il più possibile. La prima va giù, vediamo se ce ne sono altre qui nei dintorni. Cacciapesante bimotore, molto veloce, agile, un aereo veramente piacevole da volare, con prestazioni molto molto buone per quello che mi sembra da questa prima partita. Qui un'altra unità terrestre viene distrutta, miriamo per distruggere la terza, apriamo fuoco con le nostre mitragliatrici a 7,7 mm e la facciamo esplodere. Caccia pesante di era 1 secondo me molto molto forte perché vi scontrerete moltissime volte contro dei biplani, quindi la velocità dei biplani non è molto alta e soprattutto cannoni da 20 mm in era 1 non ce ne sono tantissimi. Quindi dalla vostra parte avete un buon armamento offensivo, un'ottima velocità, buona resistenza e uno stupendo armamento difensivo di 4 mitragliatrici da 7,7 mm. Qui l'artiglieria antiaerea inglese ci ha colpito molto molto bene, infatti abbiamo un problema al motore destro che sta perdendo moltissimo olio.
Quindi direi proprio di allontanarci da questa zona e cercare di avvicinarci alla nostra base. Vediamo un Sunderland che è attaccato da due caccia alleati. Vediamo se con i nostri 170 proiettili da 7,7 mm riusciamo a fargli qualcosa. Abbiamo un buon tiro, visto che ci sta praticamente venendo incontro. Apriamo fuoco con le nostre mitragliatrici, lo colpiamo, ma non riusciamo a danneggiarlo pesantemente. Finiamo le nostre mitragliatrici frontali, abbiamo solo 9 colpi rimasti. Quindi direi di provare per la seconda volta il potenziale del nostro armamento difensivo. Cerchiamo di metterci di fronte al Sunderland e con le nostre 4 mitragliatrici da 7,7 mm spararli addosso. Dovremmo riuscire a farli molto molto male, dato che 4 mitragliatrici sono un buon numero per attaccare bombardieri pesanti. Il tiro è pulito, iniziamo ad aprire il fuoco su di lui, lo continuiamo a colpire, gli facciamo fumare un bel po' di motori, ma non riusciamo lo stesso a distruggerlo per il momento. Cerchiamo di virare per effettuare nuovamente la stessa operazione che abbiamo appena fatto, quindi cerchiamo di rimetterci di fronte al Sunderland per una seconda volta e cerchiamo di massacrarlo con le nostre mitragliatrici da 7,7 mm sulla schiena. Il nostro motore destro sta morendo e anche il motore sinistro non è che sia messo così bene. Intanto l'artiglieria antiaerea continua a colpirci, maledizione. Siamo praticamente sotto al Sunderland, vediamo se riusciamo a essere esattamente di fronte a lui. Apriamo il fuoco con le nostre mitragliatrici, lo continuiamo a colpire e gli spezziamo l'ala destra, facendolo precipitare al suolo. Abbattiamo così il nostro terzo giocatore avversario, un Sunderland bombardiere pesante quadrimotore. E dato che il nostro motore destro è praticamente deceduto, direi di tornare alla base il più in fretta e velocemente possibile. Taglio una piccola parte del video e ci rivediamo fra qualche secondo alla fine della battaglia. Eccoci qui, tutte le unità terrestri avversarie sono state distrutte e quindi vinciamo la battaglia aeristica Port Moresby. Abbiamo abbattuto tre giocatori avversari, un Sunderland quadrimotore bombardiere pesante, un Gladiator biplano inglese e un P-26 sparapiselli caccia americano. Abbiamo in più distrutto 5 unità terrestri avversarie e ottenuto un punteggio totale di 3.123 punti. Ringrazio veramente di cuore tutti quelli che si sono iscritti al mio canale di recente, che siete veramente, ma veramente tanti. Vabbè, ringrazio sempre anche i miei vecchi iscritti, ma per un discorso che siete ormai state diventando un po' come i funghi, che crescete veramente, veramente a dismisura, praticamente quasi 20 iscritti in una settimana. Non lo so, magari è novembre, ma state veramente crescendo un po' come i funghi. Come sempre, ricordatevi che non ci sono buoni o cattivi aerei, ma soltanto buoni o cattivi piloti. Ci rivediamo sicuramente in uno dei miei futuri e certi video di War Thunder. Vi ringrazio ancora per iscrivervi al mio canale e vi ringrazio sempre per mettere mi piace. Passate tutti una buona e bellissima giornata e ci rivediamo a presto. Ciao ragazzi!